Pomeriggio, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione della gara Perugia-Como. Come al solito spazio alle domande, vostro nome e nome della testata, grazie. Buon pomeriggio, Francesca Mencacci, La Nazione. Mi si è sempre detto di guardare avanti sia dopo una vittoria che certo. Sia dopo una sconfitta, però comunque la sconfitta di Pisa lascia un po'... di amaro oppure qualche insegnamento? No. Non serve niente ritornare su una partita ormai giocata, sia che si è vinto sia che si è perso, quindi dobbiamo essere concentrati per la partita domani, e già affrontiamo un avversario forte in gran forma, squadra di grande qualità, però noi siamo decisi a fare il risultato pieno perché vogliamo riprendere il nostro cammino, e quindi pensiamo a domani, pensiamo al Como. La situazione che ci può dire dei giocatori che non saranno convocati, qual è? Ma i convocati, ho appena finito l'allenamento, non è ancora, la lista non l'ho ancora diramata, però di sicuro mancano i tre squalificati, manca dell'Orco che ormai abbiamo perso tutto il campionato, e poi è una squadra, comunque abbiamo fatto ricorso ai ragazzi della primavera che contribuiscono comunque ad arricchire l'organico, si allenano con noi quest'estate, quindi ecco, c'è una ventata di gioventù che fa bene, no? Mister, scusa, buonasera. Anche Angela è fuori per infortunio, non ha recuperato. Sì, chi? E Kong, sembra questi ormai soliti, i Kong, di serio, facciamo una lista, sono più quelli che stanno fuori e quelli che abbiamo convocato. Bertoldi, Corriere dello Sport, le domandavo questo a precisazione. Numericamente di giovani quanti ne porta via, e Rossi e Cancellieri li convoca oppure no? Mi è più facile rispondere alla seconda domanda. Rossi e Cancellieri sono convocati, i giovani che porto via adesso, come ho detto prima, devo fare un attimo la conta, però al numero penso 5 sicuri, penso, adesso vediamo, 4-5 se non sei, ecco, devo vedere un po' adesso, no, ripeto, sono appena uscito dal campo, devo anche sentire il dottore, se come, insomma, ecco, non voglio dire una cosa che poi non è quella, insomma, ecco. Mister, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Antonino Caravella, Asse Agenzia Stampa Italia, tifo web Radio TV Perugia. In conferenza stampa l'allenatore del Como ha definito che la battuta d'arresto del Perugia è stato più frutto di una questione emotiva che tecnica. Io ritorno sul discorso della gestione della gara, perché sicuramente è importante, giusto, è quella, no? Blackout che ogni tanto avvengono, che poi ne avete parlato. Però non è che ogni volta che si perde noi dobbiamo, perché ci sta in questo campionato che puoi perdere, ripeto, il cammino dopo due vittorie, abbiamo fatto una sconfitta, non dico che ci metto la firma a fare due vittorie e una sconfitta, ma se facciamo questo ci salviamo alla grande. E poi forse ci siamo dimenticati che abbiamo perso una squadra molto forte, secondo me una più forte di questo campionato, Poi la superiore numerica è comunque già sta per 45 minuti, perché al 76esimo siamo andati fuori anche noi, siamo rimasti in 10, e il Pisa ha trovato un eurogol, è pazzesco, lì la superiore numerica non conta nulla quando uno fa un gol in quella maniera, Detto questo, si è perso, basta, si è perso, ma non è che possiamo stare sempre a guardare indietro, a piangere l'arte versato. Più che altro di una gestione meglio, diciamo, della partita. Ma non è questo un punto di riferimento del nostro cammino, del nostro percorso, della nostra squadra, perché è stata una partita comunque nella quale qualcosa abbiamo lasciato, però non è che la squadra mia, noi lasciamo molte cose per strada, quindi... È anche fisiologico che ogni tanto ci sia qualcosa che non è, che non vada al 100%. Non deve essere un non deve essere un modello, questo non è che facciamo sempre quello. Buon pomeriggio, mister. Giancarlo Pacini, Umbria TV. Sì. Volevo chiedere questo: è vero che in questo campionato ci sono squadre anche molto più forti del Perugia, no? E quindi ci stanno le sconfitte. Ma l'idea che lei si è fatto, che ogni volta che l'avversario in qualche maniera ci sta avanti, per noi è tremendamente difficile, al di là del valore dell'avversario, recuperare. Quindi si spiega questo fattore, insomma, accaduto per 26 gare,
lei perlomeno 10 volte. Ma non è che pensieri siamo andati sotto, perché qualcuno dobbiamo anche vincere per fortuna. No, no, io parlo di quando le cose non vanno bene, quelle belle applaudiamo. Quindi sì, la ragione per la quale non riusciamo mai a dire. Impareremo a fare anche questo, adesso è una cosa della quale dobbiamo migliorare, siamo consapevoli, però non è. Non è, come posso dire, è una cosa che le partite si giocano, si può andare in vantaggio, si può andare sotto, l'importante è giocare al massimo la propria possibilità fino alla fine. Adesso ultimamente è successo questo, speriamo non accada più. Mister, sì. Quali armi dovrà utilizzare il Perugia per cercare di vincere quello che assomiglia a uno scontro diretto, anche se ancora... No, è uno scontro diretto, non assomiglia per niente, è tutto... lo dice la matematica, lo dice la classifica, quindi noi, oggi è uno scontro diretto, poi domani non si sa, però oggi è uno scontro diretto. Le armi che conosce Perugia, le sue armi, questa grande intensità che riesce a dare alle partite, il suo gioco così a tutto campo come giochiamo noi, senza mollare nelle accelerazioni, perché le nostre accelerazioni sono un'arma per noi. Carlo Giulietti, mister, come reduci da un successo rotondo, molto rotondo, a Perugia credo che giocherà aperto, noi dovremmo aggredirli come al solito all'inizio per metterli in difficoltà, come la vedi insomma? Ma noi non sappiamo, allora io ho detto poc'anzi che le nostre armi dobbiamo sfruttarle al meglio, quindi abbiamo una caratteristica ben delineata, noi siamo una squadra per l'aggressione sempre, continua. Quando manchiamo, perché poi non è che se dopo c'è anche l'avversario di fronte, perché l'avversario a volte ti costringe, perché sono bravi a saltare l'aggressione, è normale che ci sono anche gli altri in campo. Questo tattica non sempre ci riesce, però quando riusciamo a fare la partita che noi vogliamo fare, ci esprimiamo al meglio, al massimo. Non dobbiamo inventarci niente domani, dobbiamo andare forte al primo e all'ultimo minuto. Ecco, magari mantenere la concentrazione massima per evitare gli errori che a volte succedono, però in questo frangente del campionato sono... Sì, però non sono stati fatti errori, non sono stati commessi errori di concentrazione a Pisa, Cioè, non sono stati errori di concentrazione a Pisa. C'è stato una sconfitta, ripeto. Poi, io se dico la mia, Moruzzane, secondo me con la Serie B non c'è nulla, il giocatore che c'è a Pisa. Il secondo gol di Marini è stato un Eurogol. Perché a me piace riconoscere anche le qualità dei nostri avversari, non per sudditanza, ma che la squadra, cioè sono giocatori forti questi. Uno è un nazionale rumeno, l'altro è un nazionale, cioè un nazionale ungherese, Maciaro. Moruzzan, per mio modestissimo parere, che può anche non essere condiviso, lui con la Serie B non c'entra nulla, nel senso che può giocare benissimo in Serie A. Quindi se lui fa una prudenza, appartiene alla sua... Non è che siamo sempre scarsi noi se troviamo uno, come quando si è fatto il gol Vasquez, non siamo sempre dei scarsi noi, no? Perché Vasquez fece un loro gol, Marina ha fatto un loro gol, c'è anche la qualità dei nostri avversari. Questo è un discorso che non è... Significa mettersi su una posizione che non è la nostra, secondo me. Non siamo in una condizione di piedistallo, non siamo in una condizione di una squadra che comunque deve lottare e battagliare per fare il risultato. Antonello Ferroni Messaggero, mister, ma può darsi che dico una sfondone, una castroneria, ma è possibile che lei il Como non l'ha mai affrontato in carriera? Può darsi, adesso non so se voi siete più informati di me. Le statistiche queste. Ah, va bene, c'è sempre la prima volta nella vita. C'è sempre la prima volta nella vita. Può darsi pure, adesso non me lo ricordo sinceramente. Senta Fabrizio, ancora una curiosità, sì. Nei suoi 17 campionati di B e oltre 522 credo, no? La partita alla quale è arrivato, c'è in questa fase tutti questi infortuni, è accaduto più volte nei suoi campionati oppure magari anche un periodo sfortunato, perché allora, all'umano può accadere di tutto. Allora adesso andiamo sul particolare, perché mi fai una domanda alla quale io devo rispondere, perché andiamo a vedere gli infortuni, quello di Dell'Orco, l'infortunio, l'incidente di gioco, quello di Seri, l'incidente di gioco, quali altri vogliamo guardare ancora, quelli adesso ultimamente, quello di Angella è un infortunio, è un infortunio muscolare, bisogna scindere
quando entriamo nei particolari. A me non mi piace adesso tirare in ballo tutte queste cose, però allora intanto poi bisogna fare anche una distinzione, che se vogliamo che la squadra vada piano, allora magari i giocatori non si fanno male, però è da capire se poi si vengono le partite, perché se noi vogliamo apparecchiare, giocare a carte, ecco, se vogliamo apparecchiare, giocare a carte oppure fare i torelli e il calcio tennis, sicuro non si fa male a nessuno, però dopo siamo sicuri di vincere le partite? Io non sono sicuro, quindi bisogna allenare la squadra. Nell'allenare la squadra, io lo dissi qua l'altra volta, dopo qui ho scatenato una polemica, e non voglio ripetermi, non è mia intenzione fare polemica, però io ho il mio modo di fare calcio, la mia metodologia è questa, quindi può succedere, la squadra andrà forte se allena forte, e dopo se, ci può stare che i rischi, io porto, voglio dire, a me piace, sono appassionato di moto, no? Quando quello che vince la corsa è quello che stacca per ultimo in curva quando arriva a pari all'altro, non so se mi spiego, se stacca prima arriva secondo, non cade, però magari non vince, chi vince magari può rischiare di cadere, però stacca dopo, nel senso, capito? Lo stesso nel calcio, no? Se tu non ti alleni forte non vai forte, per me questo è un concetto fondamentale. Però magari separatamente ti rispondo in maniera approfondita, separatamente, perché io ho tutte le statistiche, noi abbiamo tutte le, perché dopo quello che se vogliamo andare nel particolare la dico, ci fermiamo qui dopo la conferenza stampa e li vediamo tutti gli infortuni che abbiamo avuto e qual è stata la causa. Prego. Senta mister, l'organizzazione e l'intensità di gioco, no, di questa squadra possono essere le armi vincenti? Lo debbono essere, perché noi ci alleniamo tutta la settimana, tutti i giorni per fare quello, quindi per noi è il nostro modo di intendere le partite, ma l'ho detto poc'anzi, quando magari ci capita di andare forte come il secondo tempo a Pisa, come altre volte, ci sta che non facciamo risultato, ma quando andiamo forte facciamo risultato. Abbiamo finito?